E l'arrivo del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Figliuolo è stato seguito in diretta sulla pagina Facebook di Rete8 dal collega Luca Pompei. Molte reazioni e commenti. Buon pomeriggio Luca. Quali altri particolari, oltre ai commenti sulla pagina Facebook, ecco, tu che hai seguito l'arrivo e molte cose che non vengono mostrate di solito nei servizi, cosa possiamo aggiungere? E intanto una buona giornata a te, Gigliola, e agli amici telespettatori. Beh, diciamo che intanto la diretta social ha avuto molte visualizzazioni e tantissimi commenti. Al di là dei commenti inqualificabili, che non stiamo nemmeno qui a sottolineare, però ci sembra doveroso sottolineare quante persone hanno testimoniato direttamente quanto sostenuto in questi giorni sull'organizzazione impeccabile del centro vaccinazioni del Palafiere di Pescara in via Tirino. Franco Leone, Bravi e Gentili, prima dose, organizzazione notevole, 10 con lode. E poi tanti altri commenti. Sono stata lì ben 4 volte per vaccinazioni dei miei genitori, organizzazione impeccabile. Gentili e disponibili, complimenti. Questo da parte di Gabriella Ruggeri. C'è chi fa da contraltare con un'organizzazione purtroppo non così impeccabile che si è registrata a Chieti. Questo è un elemento comunque che molti sottolineano in questi commenti. Per il resto, Gigliola, tu mi chiedevi altri elementi, lo ha già ricordato Paolo Durante. Molti hanno apprezzato il fatto che il generale Figliuolo dal 74 passi le sue vacanze qui in Abruzzo, e ci è sembrata comunque una persona un po' lontana dal cosiddetto physique du rôle del generale dell'esercito, una persona molto pacata, cordiale, che insomma non ha lesinato, insomma, anche risposte alle domande delle varie persone che erano lì presenti. Oggi il centro vaccinazioni era nel pieno della sua attività, quindi c'era anche molta gente che era lì per vaccinarsi. Quindi diciamo un riscontro estremamente positivo per la visita del generale qui in Abruzzo. Le cose vanno bene, lo ha ricordato anche lui, e quindi si deve continuare così, come ha detto anche lo stesso Paolo Durante. Prima ci vacciniamo e prima ne usciamo. E allora si prosegue così, con la speranza che tra qualche mese si possa uscire da questo vero e proprio incubo. È tutto, Giglio, a te la linea.